Buonasera, sono il presidente dell'Associazione Commercianti di Corteferrata, Angelo Mecozzi. Mi permetto di fare questo video per precisare un articolo uscito sul Mamiglio il 25 settembre 2017 riguardante la Notte Rosa, un evento che, da quanto è stato letto su questo giornale, è stata curata dal signor Salvatore Marino, cosa non veritiera, cosa molto, diciamo, inventata veramente, perché chi ha fatto questo evento è soltanto l'Associazione Commercianti di Grottaferrata, con l'aiuto dei stessi commercianti che sono stati, ci hanno finanziato per poter fare l'evento, per farlo ben riuscire, ma questo, chi è riuscito a fare questo evento è soltanto un'organizzazione. Io ringrazio anticipatamente le mie colleghe, vicepresidente Rita Fava e Paola Castricini, dell'aiuto che mi hanno dato, e voglio ringraziare anche altri signori dell'Associazione Commercianti che ci hanno aiutato. In questo volevo dire che questo evento della Notte Rosa non riguarda il signor Salvatore Marino. Il signor Salvatore Marino si è soltanto curato di fare l'evento in piazza con il comico e basta. Il resto è stato fatto tutto dall'Associazione Commercianti. Tutta l'organizzazione della Notte Rosa è stata fatta, ripeto, ci tengo a precisarlo perché lo vedete anche da me come mi esprimo, ci tengo a precisare che è stata fatta dall'Associazione dei Commercianti di Grottaferrata in collaborazione con i commercianti che hanno finanziato l'evento. E poi voglio ringraziare pubblicamente chi ci ha aiutato, che è il signor sindaco Luciano Andreotti e l'amministrazione comunale, in primis gli assessori che riguardano appunto gli eventi di Grottaferrata, che è il signor vice sindaco Luciano Vergati, la signora Francesca Rocci, che è assessore al commercio, insieme a Mirko Di Bernardo, che ci sono stati molto vicini, ci hanno dato la possibilità di fare questo evento, di farlo riuscire al migliore dei modi, e ci siamo riusciti, anche grazie a loro e grazie ad altri, ma Salvatore Marino ha soltanto fatto quell'evento lì, che sarebbe quel comico in piazza e basta. Colgo l'occasione per ringraziare la signora Donatella Di Beri, che ha curato la sicurezza di tutto l'evento veramente con grandissima professionalità per la riuscita. E poi voglio ringraziare, come sempre, come abbiamo fatto anche gli altri anni, perché si danno un grande affare per noi e per il paese, la polizia locale con la signora Letizia Scuderini, la dottoressa Letizia Scuderini, che fa parte di questo evento, noi ci teniamo a dirlo, e con loro i carabinieri, con il comandante Nicola Ferrante, con la protezione civile, scusate, mi sento un po' preso in giro da questa cosa, però ci tengo a dirlo. Voglio ringraziare la Croce Rossa, ripeto, la protezione civile, che ci hanno dato modo di fare questo evento, di farlo riuscire bene in tutte le strade di Grottaferrata. Quest'anno abbiamo preso anche le vie limitrofe e cerchiamo di allargarla ancora più, però il merito, ripeto, signori, è dei commercianti di Grottaferrata, per l'evento che ci hanno permesso di fare, ma con il loro finanziamento per poter svolgere una grande festa. Grazie a tutti e buonasera.